Jamiroquai, grazie alla nostra regia, stiamo per accogliere un altro ospite per la puntata di oggi di Voglio Vivere Così, perché continuiamo a camminare per le strade di Roma. In particolare stiamo entrando nel periodo artistico del barocco. Lo facciamo con Piero Giovinazzo di I Viaggi di Adriano. Buongiorno Piero. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Siamo qui per parlare di una visita guidata che si terrà l'11 gennaio, quindi sabato prossimo, sabato questo che viene, e parleremo di Bernini e Borromini, quindi andremo a scoprire i capolavori del barocco. Sì, esattamente, una visita guidata molto particolare perché ci permette di conoscere al meglio e approfonditamente la nostra città, che ormai ha un'aura tutta barocca grazie a quell'epoca che segue al tardo rinascimento romano, che ha permesso a due grandi geni come Bernini e Borromini di rendere Roma ancora più bella. La particolarità di questa visita guidata, che già premetto è sold out, nel senso che è stato tutto prenotato per nostra fortuna, è che non ci sarà soltanto la nostra guida Ilaria Sferrazza, che è colei che si occuperà appunto di effettuare questa visita guidata, di accompagnare i turisti romani in giro per la propria città, ma ci saranno anche due attori che interpreteranno appunto Bernini e Borromini. I testi sono di Luca Basile e di conseguenza è una commistione tra storia dell'arte, storia di vita vissuta e appunto teatro. Gli attori, tra l'altro, ci tengo a sottolinearlo, sono attori professionisti, sono Luca Basile che interpreterà Bernini, e poi ci sarà Valerio Di Benedetto che interpreterà Borromini. E tra l'altro Valerio Di Benedetto l'avrete immagino conosciuto in quest'ultimo periodo, perché è uscito il suo film Spaghetti Story, che tra l'altro è stato un grandissimo successo per la regia di Ciro De Caro. E appunto il suo cameo nella nostra visita guidata ci permette di avere una nota di prestigio. Questi due personaggi, tra l'altro Bernini e Borromini, nascono ovviamente dalla necessità di permettere ai romani stessi che vengono con noi a visitare i luoghi più belli della città di conoscere due personalità molto diverse tra di loro, non solo dal punto di vista personale ma anche dal punto di vista artistico. Consideriamo che avevano 30 anni l'uno all'incirca, avevano un anno di differenza, ma sono due personalità diversissime, uno del sud, uno del nord, perché Bernini nasce a Napoli, perché il padre Pietro era napoletano, viene nel 1604 a Roma e di conseguenza il capacissimo e soprattutto virtuosissimo figlio Gian Lorenzo si fa strada con molta facilità, perché è un genio straordinario che soprattutto è dotato di un carattere quanto mai estroverso, amabile, ed è una persona che comunque sa farsi voler bene, a differenza invece del più schivo Borromini, che è un grandissimo genio, prettamente architetto. Sottolineiamo anche questo, perché la genialità del Borromini tendenzialmente fa sfigurare Bernini in alcuni punti, ecco, ma forse questa è una mia opinione personale, mentre appunto viene dal Borromini viene dal nord, dall'attuale Canton Ticino, quindi potremmo dire un italo-svizzero, arriva a Roma e anche lì insieme a Maderno, vicino al Maderno, si fa strada, e però non si gode la vita come Bernini, piuttosto sembra quasi sfidarla. E diciamo che poi è chiaro, come succede sempre nella storia dell'arte, si cerca di accentuare quello che è il divario e il duello ipotetico, fantasioso o reale tra i due personaggi, come la famosa leggenda, mai vera però tra l'altro, della statua dei quattro fiumi della fontana di Piazza Navona, che sembra proteggersi dalla caduta della chiesa. In realtà la chiesa è stata costruita dopo la fontana, ecco, quindi è un po' complicato, però sembra invece... È vero, no? Perché spieghiamo bene, Piero, che si diceva che la statua appunto è con il braccio alzato di fronte alla testa perché aveva paura, il personaggio in particolare, ovviamente esistito veramente, aveva paura che la struttura cadesse.
Esatto, una sorta di ironia attraverso la quale Bernini va a dire al committente, tra l'altro poi della Chiesa stessa, che è lo stesso della Fontana, ovvero Innocenzo X Panfili, di prestare attenzione al fatto che quella chiesa sarebbe crollata di lì a poco. In realtà il fiume in questione, la personificazione che è il Rio della Plata, cerca di coprirsi gli occhi dal sole. In realtà poi la chiesa è stata costruita dopo. E a proposito di questo, se mi permetti, rubo due minuti, c'è un'altra questione che invece sembra vera, ovvero è in realtà Borromini che mostra sdegno nei confronti della fontana, perché esiste in alto, vicino ad una delle due grandi campane, una statua che volge lo sguardo non dritta davanti a sé, come dovrebbe essere, ma lateralmente, quindi cerca di evitare al proprio sguardo di osservare uno scempio come la Fontana dei Quattro Fiumi. Quindi a quanto pare è Borromini a mostrare sdegno. Ecco, questo sembra più plausibile perché la chiesa è stata fatta dopo. Poi è chiaro, c'è chi dice che Bernini abbia visto il progetto della chiesa, però insomma la cosa lascia il tempo che trova. Tutto questo perché? Perché in effetti Bernini ruba la committenza della statua, della Fontana dei Quattro Fiumi, che invece era stata commissionata a Borromini. Però, come dicevo, Borromini riesce spesso e volentieri, passami il termine, farsi fregare da Bernini, che invece è un po' più scaltro, certamente, ecco. Oh, grazie mille Piero, ti ringrazio davvero per tutte queste informazioni e curiosità che ci hai appena detto, perché davvero siamo molto incuriositi da questa visita. Però noi sappiamo che in questo caso, come ci ha già detto, la visita è sold out, esatto, per fortuna vostra, ma per le prossime i nostri ascoltatori potranno visitare il vostro sito. Sì, noi abbiamo un sito internet che è viaggidiadriano.it, il nostro tour operator tra l'altro si occupa prettamente di visite culturali. E la prossima data di Bernini e Borromini sarà sabato 15 febbraio alle ore 16 e poi sabato 29 marzo sempre alle ore 16. Nello stesso ciclo delle visite guidate con teatro itinerante ci sono altre visite che proporremo poi in seguito, basta andare sul nostro portale, e sono la vera Roma del Marchese del Grillo, che è stato un grande successo, è un tour itinerante dal Quirinale fino al Rione Monti con gli attori, appunto, la Roma di Caravaggio, vita, opere e luoghi dove Caravaggio ha vissuto, e poi gli imperatori raccontano Roma ai fori imperiali. Questa è una visita che si svolge in notturna, cerchiamo di far rinascere un po' gli antichi imperatori romani. Molto bene, grazie Piero Giovinazzo di Viaggi di Adriano. Grazie a voi, buonasera. Voglio vivere così è arrivata alla fine dell'appuntamento di oggi. Noi ci sentiamo domani alle 14.30. Ricordate che torna Roma Sotterranea, il nostro consueto appuntamento settimanale con i sotterranei di Roma. E per quanto mi riguarda vi auguro un buonissimo pomeriggio. Ricordate che questa è Radio Yes. Voglio vivere così, col sole in fronte e felice canto beatamente.